Ragazzacci del web, un salutone dalla Baccio e bentornati su Gris. Molto bene ragazzotti, e anche stasera siamo qua. Vi ricordo che io sto registrando il gameplay tutto di fila, quindi se sicuramente mi scriverete tante cose nei commenti, io vi risponderò, però purtroppo non li posso leggere attualmente perché ancora non sto pubblicando. Nonostante questo, invito comunque sia tutti quanti a lasciare un like per sostenere me e la serie, e di lasciarmi sempre un commento dicendomi cosa ne pensate di quello che abbiamo visto insieme, perché questo gioco secondo me vale tutto. Blocchiamo il terzo colore, che è il blu. Ok, cioè è incredibile come il mondo di gioco si colori sempre di più e con sfumature sempre più belle. Wow. E mo piove pure. Va bene. Farfalline? Dove mi portate, farfalline? Su di qua. Però io se cicco il salto è un casino. Ok. Scivolicchio e andiamo avanti. Olè. Torniamo nella foresta? Sembrerebbe di sì. Allora, siamo in acqua, quindi non posso diventare pesante. Sì che... no, non posso diventare cubettoso in acqua, ok. Va bene. Ora io mi auguro... però si vedono... yes! Questo prima non c'era. Bene, interessante. Questa è la fondamentalmente la foresta di prima, che però si è modificata, e, o meglio, piove e quindi cose che prima erano nascoste ci vengono adesso rivelate, tipo questi cosi, e prima non si poteva, non si vedevano. Uffa. Cioè, il game design di questo gioco è di una semplicità assurda, ma è geniale, perché noi praticamente abbiamo un... ecco fatto. Un... dicevo, un luogo che noi fondamentalmente avevamo già esplorato e che adesso ci viene rivelato con occhi diversi. Io probabilmente devo andare... ok. E qui c'è quell'affare. Come caspita lo raggiungo? Allora, io in qualche modo devo avere la possibilità di arrivare là sopra. Poi da lì arrivare lì e poi da lì... cosare, saltare qui, qui, qua, qui, qua, qui. Ok, ci sono. Allora, se io da qua arrivo qui, esatto, poi da qui arrivo qua, da qua arrivo qui, cicco le farfalle e va bene. Da qua arrivo qui, prendo le farfalle, spicco il balzo, arrivo qua sopra. Da qui arrivo qua, da qui arrivo qua. Ora, vediamo di prenderle stavolta, ste caspita di farfalle. Ok, e arriviamo qua sopra. E da qui... che ho paura di romperlo sto coso e casca troppo di sotto. Appunto. Mm,
devo rifare tutto il giro. Pressa? Oh yes! Qua quanto mi sarebbe roso se avessi mancato quel collezionabile, non avete un'idea. Ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo in saccoccia e tanto vale. Ora possiamo tranquillamente proseguire nell'avventura. Ok. Qui è sempre parkourino tranquillo, tranquillo. Ok. Ce la faccio ad arrivare? Sì, dice che ce la faccio. Corto. Allora, praticamente sti cosi mi dovrebbero aiutare a passare molto più velocemente. Esatto, preciso, bravissimo. Ok. E ora me la fa a nuoto perché non ci sono più farfalle. Ma va bene. Ok. Siamo tornati al tempio. Dove stavolta però è pieno d'acqua. E altre due stelline si vanno ad aggiungere alle nostre costellazioni? Sì. Che non vorrei avessero un significato particolare, però per il momento ancora ci è precluso stare significato. Ora devo vedere dove bisogna andare. Attualmente non ho un'idea molto chiara di dove sto andando, però sto esplorando questa parte che sembra molto buia e scura e sicuramente nuova, quindi probabilmente la direzione da intraprendere. Ok, spero che per voi non risulti troppo scura la cosa. Devo andare giù, penso proprio di sì. Ok, a questo punto e nuovo cambio di musica, ragazzi. Cioè, veramente hanno studiato a pennello ogni singola nota del gioco. Veramente incredibile. Cosa sei tu? Pendolo? Pendolo? Ok, salve. Arrivederci e buonasera. Cioè, queste parti fondamentalmente non è che siano molto movimentate o complicate in sé per sé, parliamoci chiaro, abbastanza semplici e lineari. Però, torno a ripetere, questo gioco non bisogna andare a cercare la difficoltà, ma sicuramente no, capito. Bisogna soffermarsi su quella che è la bellezza, la poesia delle ambientazioni. Abbiamo un po' capito bene? Ho capito benissimo, perfetto. Vedi, anche sta cosa, no? Cioè, sono finezze di game design non indifferenti. Noi sappiamo che nell'acqua galleggiamo, non possiamo andare a fondo. In quel punto specifico dove l'acqua, diciamo, ha un doppio strato, per qualche astruso motivo ovviamente, noi dobbiamo sfruttare il fatto che abbiamo la possibilità di renderci pesanti. E qua arrivo qui, sì, e poi probabilmente devo andare dall'altra parte perché là sopra non ci posso andare. Ok, vedete lì c'è l'acqua sospesa giù di sotto come i missili, senza dubbio, dritto per dritto. Questo, oh, qui ci si può salire, perfetto.
Quindi questi sono delle sorte di funghi. Bene. Ok, funghetti miei. Mino vi adorerà. Io veramente, ragazzi, spero vivamente che voi riusciate a vedere appieno tutta quanta l'ambientazione, perché so per certo che su YouTube le parti scure spesso e volentieri risultano sempre più scure del dovuto, e quindi non vorrei mai che vi perdiate qualcosa. Cioè, comunque questa grotta sotterranea è veramente un qualcosa eccezionale, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Qualsiasi cosa tu tocchi, lui diventa viva. Le bestioline che camminano. Oh mamma mia. Allora, qua c'è roba. Che noi probabilmente da qua no. Sì, quasi. Ok. Sono questi passaggi che ti fanno dire: ma porco Satana, no? Cioè, è un giochino tanto stupido, ma ogni caspita di livello, cioè, te mi cacci un qualcosa di nuovo che mi stupisce sempre di più ogni volta. Cioè, va bene. E arrivati qui, ragazzotti, io direi che vi saluto e vi do l'appuntamento a domani sera. Mi raccomando, lasciate like per sostenere me e la serie e il canale. Condividete questo video su tutti quanti i vostri social, di cosa l'altro. Trovatemi in descrizione. Ovviamente, se non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale. Danno abbraccio, un salutone nel braccio. E a domani sera, gente. Ciao ciao!